Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Venerdì consueto di promo. E che promo, raga, pare che lo stanno facendo apposta. Winter Wild Card Team 1. Una serie di carte veramente pazzesche che non finiranno qua. Andiamo subito a vedere che giocatori sono usciti. E che fai, te ne privavi di una carta speciale di N'Golo Kanté? 91, può fare il CDC e il CC rispetto alla carta 89. Se becca più 8 di velocità, più 9 di tiro, più 7 di passaggio, più 4 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico. Può diventare anche explosive col pennello e con finisher, 2 skill, 3 piede debole canonico. Quindi questo è il classico mastino del centrocampo, c'ha anche dei buoni passaggi, devo dire la verità, agilissimo 82, pecca leggermente in forza, ma sono 96 di aggressività e tantissima roba, 94 di intercetto, 93 di mentalità difensiva, che dire, è tornato anche N'Golo Kanté. Ma così come si va a riprendere la scena Kevin De Bruyne. 93, può fare il CC e il trequartista, rispetto alla versione 92 si becca un più 2 di velocità, più 1 tiro, più 1 passaggio, più 2 fisico, più 1 difesa, ma udite udite, più 20 di fisico, 4 skill e 5 piede debole, 99 di aggressività, 99 di forza, 99 di stamina, 90 di salto, clamoroso. Difatti questo è praticamente l'Engti con tutti quanti gli stili principali per questo tipo di giocatore. Ottimi passaggi, statistiche difensive che continuano ad arrancare, ma vi assicuro che non si sente minimamente, anzi questo De Bruyne è giga presente in campo, ve lo dice uno che con l'IF ci ha fatto 1300 partite. Alto alto il work rate, che dire, questo penso che lo vedremo veramente tantissimo nella maggior parte delle squadre competitive e non da qui fino almeno al periodo post Toti. Jadon Sancho, 90 l'overall, può fare il trequartista, la T e la punta, rispetto alla carta 84 prende più 6 di velocità, 9 di tiro, 7 di passaggio, 3 dribbling, 4 di difesa e 12 di fisico, 5 skill, 4 piede debole per lui, veloce, dei buoni passaggi, una discreta agilità nonostante sia 1,80 m con un body type unico, leggermente debole la potenza tiro visto che ha 80, però 86 di finalizzazione, quindi se la cava di Cristo. 73 di forza, quindi non dovrebbe appesantirsi più di tanto. Peccato che non può fare l'esterno, però anche magari da punta, visto il 5 skill, 4 piede debole, ronaldesco, lo si potrebbe provare a utilizzare. Rodrigo De Paul, SBC 100k, un prezzo molto umile ed onesto per un giocatore che è 4-4, alto normale al work rate, average il body type. Diventa lengthy con architetto, quindi tanta roba, la velocità c'è. Buoni i passaggi, anzi ti direi ottimi, statistiche difensive anche qui buone, pecca leggermente in aggressività, buona anche l'agilità, tanta roba intercetto, un po' meno la lettura difensiva, però per 100.000 crediti è una carta di assoluto rispetto. Jack Butland, il ritorno del baggone, da quanto tempo è che non vedevamo un Butland così, penso da FIFA 18, infatti questo mi butta un po' le vibes dei vecchi FIFA, e onestamente se non avete sbloccato Pope e può servirvi un portiere, provatelo questo Butland perché è sempre un porco non indifferente, poi c'ha pure 5 skill e 5 piede debole, è tipo il mandandà dei bei tempi andati. Andiamo avanti, perché abbiamo Joao Felix, questo... Onestamente mi intriga parecchio perché rispetto alla carta 84 si becca più 7 di velocità, 5 di tiro, 5 di passaggio, 4 dribbling, 5 fisico e 7 di difesa, rimane controlled e questo non è necessariamente un male, 5 skill, 4 piede debole, body type unico, può fare l'esterno destro, la D, la T e la punta, onestamente questo da trequartista ce l'ho veduto molto bene, un po' meno da esterno per via del body type, però lo si può sicuramente provare, buoni passaggi, buona l'agilità, anche non male la conclusione, pecca leggermente per quanto riguarda il discorso dell'aggressività, quindi non lo andrei a reinventare centrocampista a 3, però tanta roba anche Joao, però ora tenetevi forte raga. Tomori 88, che rispetto alla carta 86 se becca più 1 di velocità, più 2 di tiro, 2 di fisico, 2 di difesa, 2 di dribbling e 2 di passaggio. Per un giocatore di 1,85 m che abbiamo imparato a conoscere, lengthy con ancora, quindi perfetto. Sa ride Tomori perché sa che sarà sicuramente un giocatore iper meta, così come sarà Varane poi settimana prossima perché deve uscire Varane. E diciamo che si commenta abbastanza da solo considerando che già questa carta qui IF era clamorosa. Ma veniamo ai meme, perché io sinceramente questo Chiellini con 4 di skill e 5 di piede debole, versione trequartista o CC, e ti dico CC questo potrebbe essere una hit, mi lascia un po' perplesso, anche perché non può diventare lengthy perché gli hanno messo 86 di agilità.
veloce, passaggi top, buono il tiro, buona l'agilità. Paradossalmente pecca un po' nelle stats difensive, ma magari con un'ombra lo appariamo. Re Giorgio con questa carta qua, magari qualora lo riusciate a linkare glielo potete dare pure un try, ripeto, a centrocampo. Però fa sorridere perché si siano inventati questa versione qui. Mentre con l'esultanza dello Chef Curry è arrivato anche il dottorino Dembélé. Trequartista e punta per lui, esplosivo. Rispetto alla carta If, alla fine si becca semplicemente un più uno di velocità, due di tiro, due passaggio, due dribbling, due difese e cinque fisico. Rimane 5-5. Insomma, classico giocatore che si ara la fascia con questo 5-5. Magari potreste pensarlo anche di giocare da punta. Questo non credo che verrà giù per pochi crediti. Così come non verrà giù per pochi crediti il buon Ferland Mendy, che rispetto alla carta 83 si becca un più 3 tipo di velocità, 6 di tiro, 10 di passaggio, 4 dribbling, 3 difese e 1 di fisico. Questo rimane purtroppo massimo su Explosive, perché gli hanno boostato tanto l'agilità, quindi non può diventare Lengthy, ahimè. 4 skill, 5 piede debole, velocissimo come un fulmine, buona l'agilità, ottimi finalmente anche i passaggi. Che dire, questo è un altro che dominerà sicuramente da qui fino alla fine del gioco. Justin Kluivert, carta abbastanza carina anche dell'ex Roma, che rispetto alla 76 prende più 4 velocità, 9 tiro, 12 passaggio, 10 dribbling, 12 fisico e 9 difesa. È un 4-4, può giocare esterno sinistro, destro e AS. Questo, se vi può servire un esterno di Liga, onestamente potrebbe tornare utile e fare al caso vostro. Alexandre Pato, versione speciale del Patigno anche quest'anno, diventa Explosive, 5 skill, 4 piede debole, rispetto alla carta 71 chiaramente giga upgrade, soprattutto per quanto riguarda velocità e tiro. Però sinceramente questo è brasiliano della MLS, faccio un po' fatica a immaginarmi un Pato schierato titolare, soprattutto ibridato in una certa maniera. Cosa che invece non faccio fatica a pensare per questo Klosterman, che tra l'altro può giocare anche Ada inizialmente, che si prende un più 1 di velocità, un più 3 di tiro, 8 di passaggio, 6 di fisico, 5 difese e 3 dribbling. Anche per lui facile l'arrivare a Lengthy con tutti i principali stili d'intesa, in particolare Ancora. Ovviamente qui parliamo di un giocatore al quale hanno messo 5 di skill completamente a caso, buono il passaggio corto, ottime le stats di difesa, pecca leggermente in aggressività, però anche Klosterman, soprattutto per ibridare magari vari Nkunku, Bellingham, tornerà molto comodo. Così come non è male questo Tolian, perché per chi non ha sbloccato Quadrado in una Serie A non è niente male, più 5 di velocità, 12 di passaggio, 19 di difesa, 10 di dribbling, 16 di fisico, lo rendono un terzino sicuramente interessante. Peccato il body type, peccato il controlled, così peccato il 71 di freddezza, però questo verrà giù praticamente per due spicci, ve lo potete sempre sbloccare e tenere nel club e testare. Versione speciale di Klaus, che non può mancare nel periodo natalizio Santa Claus, 83 era la sua ultima versione e si becca un bel più 20 di passaggio, arriva a 99. Onesto, questo se vi può servire per linkare qualcuno potete anche provarlo, anche per se rimane inferiorissimo al buon Hakimi, che in Ligue 1 se la domina. Daniele Verde dello Spezia, 4 skill e 3 piede debole, rispetto alla versione 75 anche qua abbiamo un 99 di passaggio, quindi più 29. Shortellini il body type, quindi molto molto agile, non ce lo vedo benissimo da esterno per via del body type stesso, del 3 di skill e di piede debole, così come non lo vedo neanche troppo in altri ruoli. Magari potreste pensare di giocarlo da COC, visti i passaggi che ha, però quel 3 di piede debole rischia di essere parecchio limitante. Reinier, versione 85, rispetto alla carta 69 anche qua abbiamo degli upgrade enormi. 4-4 per lui, rimane controlled, 1,85 m. Onesto, non mi butta grosse vibes, mezzo lo skipperei, così come skipperei Randolph. Mentre arriviamo a Chong, che anche quest'anno si becca una versione speciale, con più 35 di tiro, arriva a 99, più 5 velocità, 10 passaggio, 13 dribbling, 6 difesa, 6 fisico. È un 4-4, ripeto, parametri di velocità buoni, pecca un po' nei passaggi e nella freddezza, anche in agilità visto il body type, però sicuramente quel 99 di tiro con 99 di potenza e 99 di finalizzazione è abbastanza da non sottovalutare, anche perché costa 2 spicci, il prezzo si assisterà anche verso il basso e quindi penso che per così 2 lire ve lo potete anche tenere nel club da super sub, che magari vi mettete un giocatore a partita iniziata che siete sicuri che almeno quando c'ha la palla tra i piedi dovrebbe finalizzare.
Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quali giocatori vorreste vedere all'opera, che magari ve li vado a testare. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Un saluto dal vostro Liberoschi e alla prossima, ciao!